Saluto a tutti i lettori, agli amici di The Walk of Fame Magazine. Oggi potremmo definirlo uno spin-off di Ritorno al Passato. Non siamo andati direttamente su qualche sito archeologico o su qualche sito di interesse storico-culturale, no, siamo andati al Cinemastra di Avezzano, dove in queste ore è proiettato il film del regista Alessio Consorte, che è qui con noi, Decumano Maximo. Non sarò io a dirvi di cosa parla nello specifico, vorrei che fosse lui a dirlo un po' di più, però sicuramente si tratta di un lavoro di ricerca storica notevolmente approfondito, un lavoro che affonda le radici soprattutto nella curiosità di andare a scoprire quello che tra le pagine della storia forse è più complesso, ovvero sia il dettaglio, la scoperta di ciò che apparentemente risulta essere superfluo, ma che poi nel corso e nel ricorso degli eventi storici invece si incatena e costruisce delle trame ben precise. Dunque Alessio, io ti ringrazio ovviamente per la disponibilità, ti rinnovo i complimenti per questo lavoro. Nel presentare nelle settimane addietro Decumano Maximo ai nostri lettori, abbiamo già anticipato, ora entriamo nel vivo. Vorrei partire da una domanda molto precisa: quanto tempo ha impiegato per diciamo reperire tutte le notizie e le informazioni necessarie e poi per metterle effettivamente su pellicola, ecco, potremmo definirla così, ora dovremmo dire digitale, però siccome magari vogliamo andare un po' indietro parliamo di pellicola. Cinque anni, perché comunque, a parte, mi sono dovuto documentare sulle fonti scritte, ma in realtà sulla guerra sociale c'è scritto ben poco, per quello che fu la gravità di questo scontro appunto tra italici e romani. E sono andato sui campi di battaglia, scoprendo le cinte fortificate, scoprendo alcuni accampamenti, andando poi ad analizzare queste cinte, scoprendo un mondo nascosto da oltre 2000 anni, che sono quelle poi della lettura del cielo, che esce in una maniera clamorosa ed eclatante appunto da parte di questi popoli italici, che erano dei grandi appunto lettori del cielo. Quindi questa è una nota che esce fuori da questo percorso. Sui libri di storia appunto non leggiamo dove sono stati proprio i luoghi della guerra sociale, e invece in questo documentario, in questo lavoro, emerge in maniera importante la linea del nord, cioè che parte dalla Marsica, possiamo dire da Luco dei Marsi, questo luogo qui di Angizia, sale sopra l'altopiano delle Rocche, sopra il Monte Ocre, e arriva nella zona dell'Aquilano, dell'Aquila stessa, quindi cinta di Colle Brincioni, continua e taglia verso Teramo ed arriva da Ascoli Piceno fino a Fermo. Questa è una linea importantissima che potrebbe essere tranquillamente tradotta e scritta sui libri di storia. Il lavoro di ricerca emerge, quanto è stato però complesso anche mettere insieme tutti i pezzi di un mosaico che comunque ha sicuramente delle interruzioni temporali, anche perché, come hai sottolineato, vi è anche una scarsa documentazione storica. La complessità del lavoro effettivamente qual è stata? Narrare tutto ciò che ho scoperto, che mi si veniva appunto dettagliatamente riferito, quindi ringrazio anche persone di cui non posso fare i nomi, perché chiaramente mantengo il segreto della fonte come un discreto giornalismo insegna, no? Dico bene? Esatto. A queste persone devo molto, e soprattutto anche ringrazio i ricercatori ufficiali, quali Giuseppe Grossi, Ezio Mattiocco, Adriano La Regina, ci sono anche storici del calibro di Andrea Frediani, Paolo Poccetti, mi hanno dato tutti una grande mano. C'è lo storico di Popoli, Bruno Di Tommaso, Franco Marulli, Corfinio, Pelino Marrama. Ultimamente ho visto un po' di lavoro importante anche di Francesco D'Inizio, insomma tutte persone che comunque hanno dato tanto alla ricerca. E poi è chiaro, quando si va indietro nel tempo in un'epoca così remota, è chiaro, è difficilissimo, è un tunnel per tutti, quindi trovare la luce in fondo al tunnel è veramente un lavoro molto molto difficile, che comunque
poi alla fine della fiera bisogna fare, bisogna mettersi in gioco. In chiusura, quale pensi sia stato il peso delle popolazioni italiche, centroitaliche, soprattutto quelle abruzzesi, nella storia appunto di Roma e di quella che è anche considerato il più grande impero del passato? Praticamente io dico il 50%, sin dalla fondazione di Roma, perché ho potuto riscontrare poi analizzando insieme a questi grandi professori quali Adriano Gaspani, Silvia Motta dell'INAF, mi ha introdotto il professor Salvatore Marinucci di Sulmona, questo mondo diciamo gaspaniano che è l'unico in Italia, il massimo esponente di archeastronomia. Ho potuto riscontrare degli allineamenti, specie su Fossa, che sono molto simili alla cultura della fondazione di Roma, quindi c'è tanto ancora da studiare, tanto ancora da capire, ma soprattutto sul lato astronomico, perché ad esempio a livello astronomico è uscito fuori un dato importantissimo, cioè il vero simbolo degli italici, che è il toro. Quindi non solo per quello che noi chiamiamo San Niti, pensiamo l'Abruzzo del Sud e Molise fino a toccare un po' giù, esatto, ma è anche l'Abruzzo del Nord, il Sannio, fino all'Aquila, prima dei Sabini. Probabilmente provenivano da una cultura sabina, ma che in realtà erano un popolo che si erano divisi col Versacrum, eccetera, eccetera. Quindi osservare questi siti e capire quello che loro guardavano ci può anche datare il periodo e ci può anche dire la cultura che loro adottavano nel corso dei secoli. Quindi l'Abruzzo è sicuramente parte attiva della fondazione di Roma, questo ce lo dice anche la storia con il Ratto delle Sabine, ma probabilmente su quella fascia che oggi chiamiamo Roma, divisa dai Sette Colli e poi unita dai Sette Colli, sicuramente una buona parte opera degli abruzzesi. Ora in questi giorni è al cinema qui ad Avezzano, in precedenza all'Aquila, dove si potrà reperire il prodotto una volta che appunto sarà uscito dalla programmazione del cinema? Noi stiamo provvedendo a DVD, piattaforme on demand, però c'è ancora grande richiesta anche da fuori Abruzzo, la distribuzione indipendente è a mia cura, quindi quello che riesco a fare faccio, però ultimamente ho avuto qualche contatto importante perché il film chiaramente è arrivato alle orecchie anche di persone fuori dal nostro territorio che si sono interessate e magari sarebbe anche interessante far vedere questo documentario nei cinema di tutta Italia. Grazie ad Alessio Consorte, un saluto ai lettori e amici di The Walk of Fame Magazine.